Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un terzo polo che ha dato una dimostrazione scenica, ha fatto una ouverture, è vero, molto carina ma prevedibile, che testimonia il disastro che coinvolge l'intero sistema politico. Io sono abbastanza amico dell'uno e dell'altro, non è che non ha funzionato qualcosa, loro non sanno come si fa un partito, mancano gli organi collegiali. Avete mai visto voi una direzione del partito, del famoso partito unico del terzo polo? Si diceva ai tempi miei che le leadership non si votano, si riconoscono. Non c'è anche un aspetto che riguarda il carattere dei due protagonisti? No, il carattere, io vengo da un partito dove c'erano almeno 10 persone che potevano fare i presidenti del Consiglio. Le incomprensioni fra Andreotti e Fanfani erano storiche, però nessuno ha abbandonato la Democrazia Cristiana. Ma perché? Perché c'era una cultura che li teneva uniti. E questo progetto può rinascere se si convincono che bisogna fare un partito. Se il partito non lo si fa e ognuno si fa la sua selezione, il suo cerchio magico, che poi non sono neanche magici, sono cerchi, punto, è vero. Non si va da nessuna parte. Un consiglio per Matteo Renzi e Carlo Calenda. Si pigliassero un uomo anziano, un democristiano, un socialista, è vero, e si facessero aiutare a fare un partito. Dico un uomo anziano perché così è privo di ambizioni personali. Lei è disponibile? Io no, io sono oltre l'anzianità.